racconterò un po' l'esperienza della città metropolitana di Firenze rispetto a come, al percorso che abbiamo fatto in questi anni per passare dalla pianificazione alla realizzazione, di opere infrastrutturali che riguardano la mobilità dolce. Faccio un breve excursus di quelli che sono gli strumenti, diciamo, che ci consentono di costruire questi percorsi. Gli strumenti di pianificazione metropolitana sono articolati su tre livelli essenzialmente, su uno strategico, su uno settoriale, uno territoriale e un altro di settore. La pianificazione strategica, e quindi il piano strategico, è la funzione principale della città metropolitana, attribuita con la legge Delrio. È innovativa rispetto a quelle che sono, diciamo, gli enti di area vasta, quindi una pianificazione nuova e di nuovo impianto. La città metropolitana nel 2016 ha iniziato la costruzione del piano strategico e è arrivata all'approvazione del piano nel 2017 e tra il 18 e il 19 ha fatto il suo primo aggiornamento. Quello che è interessante di questo primo, diciamo, passaggio di costruzione della pianificazione metropolitana è il fatto che abbiamo costruito questa tipologia di piano coinvolgendo sia il mondo scientifico, quindi la parte dell'università, sia una serie di stakeholder territoriali che ci hanno consentito di avere una visione molto allargata del territorio e delle dinamiche territoriali di Firenze. Infatti il piano è articolato su tre visioni, all'interno delle quali sono poi declinate le strategie, le azioni e i progetti. In particolare la visione 1 contiene la strategia mobilità multimodale. E comunità inclusiva, governance cooperativa, città senziente, che sono tutte condizioni che rendono, diciamo, che convergono e traguardano la volontà di arrivare a un'inclusione, a un benessere e a una qualità della vita della città. Attraverso un altro strumento, diciamo, di livello strategico, il PUMS, cioè il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Anche questo è uno strumento che è stato adottato e approvato dalla città metropolitana in questi ultimi 2 anni. Il PUMS contiene al suo interno una parte settoriale che riguarda in maniera particolare la mobilità dolce, quindi è un piano di settore a tutti gli effetti, ed è il bici per metropolitano, che è uno strumento obbligatorio ormai per tutti i comuni e le città sopra 100.000 abitanti e ci consente in qualche modo di costruire la pianificazione della, diciamo, della mobilità ciclabile in area vasta. L'altro strumento invece è anche questo in corso di redazione che comunque contiene delle politiche e delle strategie di area vasta che mirano a definire gli accessi le direttive, diciamo, costruisce quelle che sono le linee per la mobilità sostenibile, il piano territoriale metropolitano. Il piano territoriale è uno strumento cogente per i comuni ed è uno strumento che in qualche modo ci consente di agire direttamente sul territorio perché insieme ai comuni fa calare, diciamo, territorialmente le infrastrutture che vogliamo andare a costruire. Questa pianificazione in qualche modo poi è tenuta insieme come una sorta di cornice che l'abbraccia, da un altro strumento che anche questo
diciamo è ormai in via di definizione, che è l'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Allora, tutti questi strumenti volgono alla sostenibilità del paese e quindi nel nostro caso della città metropolitana e vanno di pari passo, non sono strettamente gerarchici fra loro, anzi in qualche maniera consentono delle relazioni così strette e trasversali che spesso è necessario magari aggiornarne uno rispetto a un altro perché nella redazione dell'uno troviamo delle cose nuove da inserire nell'altro. Quindi c'è una specie di osmosi tra questi strumenti e quindi è molto interessante lavorare in maniera parallela e non gerarchica. Come abbiamo affrontato nel Biciclan metropolitano la questione delle ciclovie e della parte, diciamo, che interessa l'area vasta della città metropolitana? Abbiamo declinato in qualche modo prima tutte le direttrici territoriali e quindi con riferimento proprio allo strumento territoriale, perché lo strumento territoriale, ancor prima del piano metropolitano territoriale, già il PTCP delineava quelle che erano le direttrici territoriali ciclabili. In particolare abbiamo raggruppato, riportato nelle planimetrie del PUMS quelle che sono sia le ciclovie di interesse europeo, sia quelle di interesse nazionale. Quindi abbiamo sulla prima carta, qui a sinistra, le tre, diciamo, direttrici territoriali di interesse nazionali e europee, che sono quella dell'Eurovelo, Ciglia del Sole, la Via Romea, che è un'altra via di interesse insomma, nazionale, e quella degli Appennini, che è una ciclovia di interesse nata dal territorio, diciamo, e poi inserita in Bicitalia. Mentre l'altra planimetria rappresenta invece quelle che sono le linee territoriali fluviali fondamentalmente. Noi ne abbiamo una molto importante, rappresentata dalla ciclovia dell'Arno, e che attraversa quasi tutto il territorio, si innesta con quella che è la ciclovia del Sole. Le altre direttrici invece sono sulla Sieve e fondamentalmente sulla Sieve, direi, quella più importante, che si innesta anche questa sulla via degli Appennini. Questa prima, diciamo, gerarchizzazione delle reti ha fatto sì che è stato possibile costruire delle articolazioni dove alla componente è attribuita anche una funzione prevalente. Quindi ai percorsi Eurovelo di Bicitalia fondamentalmente lo scopo è quello turistico-ricreativo, anche se laddove questi percorsi toccano i centri urbani ovviamente hanno uno scopo duplice, insomma uno scopo che scende alla scala territoriale e lo andiamo a ritrovare quelli che sono i Biciclan dei comuni fondamentalmente, lo scopo diciamo di muoversi all'interno delle realtà urbane. Gli altri percorsi extraurbani di interesse metropolitano sono quelli che sono stati ovviamente tratti sempre dal PTCP, come dicevo prima, e anche dal PRIME, che è lo strumento di programmazione regionale. Anche questi percorsi hanno scopi in genere di mobilità turistico-ricreativo, ma come ho detto prima, laddove si innestano su percorsi urbani, questo cambia e diventa un utilizzo anche di tipo, diciamo, operativo e di mobilità per la città. Quindi l'importanza è poi dopo è attrezzare questi percorsi in maniera idonea rispetto a dove sono, diciamo, collocati, anche se la rappresentazione, diciamo, di area vasta, cioè comunque del percorso che va dall'inizio della città metropolitana, passa per la parte territoriale, entra nella città,
cambia in qualche maniera l'uso, diciamo, della ciclabile in quel momento. L'altra, diciamo, declinazione gerarchica è rappresentata dalla città di Firenze, perché la città di Firenze è chiaramente, in termini urbani, molto importante, e quindi diciamo che la municipalità di Firenze è stata redatta insieme agli amici della FIAB, come diceva prima Gino, quindi anche noi collaboriamo molto con loro. Si innesta sul sistema, dopo vi farò vedere una slide, sul sistema, diciamo, metropolitano, in maniera molto forte. È molto importante quindi che anche questa gerarchizzazione sia in qualche modo poi messa sulla carta, ma poi dopo tradotta anche negli interventi che andiamo a fare sul territorio. L'ultima parte che viene rappresentata nel biciclan metropolitana è la parte delle microreti comunali, che rappresentano appunto la parte ultima, ma forse anche quella più importante, perché è quella che rende le città più vivibili. Quindi, in particolare, noi abbiamo le zone il sistema della piana territoriale, che è densamente urbanizzata. Ecco, a quel punto, sull'asse centrale ciclabile metropolitano, si innestano le microreti dei comuni, diciamo, che giacciono, insomma, sulle direttrici. Questo è un esempio di come abbiamo, diciamo, strutturato il PUMS e il Biciplan. Ci sono riportate le simbologie che rappresentano i codici di intervento, quindi a ogni codice corrisponde un intervento che è rappresentato in termini planimetrici, ma anche in termini di relazione, con l'individuazione della spiegazione dell'intervento, e la parte anche economica. Vengono rappresentati i centri della mobilità di livello metropolitano, nonché quelli di livello territoriale, i nodi di interscambio, le suddivisioni dei percorsi Eurovelo e Bicitalia, come dicevo prima, e la parte, diciamo, delle microreti della mobilità ciclopedonale. Questa è la rappresentazione di come il sistema metropolitano, che è rappresentato dalle superciclopiste, le abbiamo definite così perché sono ciclabili che saranno costruite per lo spostamento casa-lavoro e avranno, diciamo, la particolarità di essere delle vie principali di flusso ciclabile, con delle dimensioni, con delle caratteristiche di percorribilità molto particolari. E vicine a quelle che sono gli esempi delle superciclopiste, diciamo, del nord Europa. Qui vediamo come, appunto, sulla parte, diciamo, di interesse metropolitano si innesta la parte la parte urbana della bicipolitana di Firenze. E questo ci consentirà poi di agire in maniera, diciamo, coerente, sperando che non si creino quei vuoti per percorrere da un punto A a un punto B con la bicicletta, dove, insomma, a un certo punto non deve più finire la ciclabile e ritrovarsi nel vuoto. Questa idea di riuscire a pianificare in maniera attenta la mobilità è una delle cose che stiamo perseguendo in maniera molto forte. Ritornando ai livelli di pianificazione, la cosa che ci ha consentito di scendere così nel particolare è il fatto che tutti i livelli di pianificazione sono stati molto partecipati dai territori. Quindi il territorio, i comuni e gli enti che in qualche modo sono portatori di interesse hanno costruito con noi tutti gli strumenti di pianificazione. Questa modalità
ci ha consentito non solo nell'esperienza della ciclabilità, ma anche su altre esperienze di progettazione della città, di arrivare a avere molti finanziamenti che poi hanno una ricaduta sul territorio e hanno una ricaduta anche in termini di qualità della città, perché chiaramente investire sulla città significa renderla più bella, più piacevole e più abitabile. E appunto questo è il riepilogo di quelle che sono gli interventi che sono partiti più o meno insieme agli strumenti di pianificazione, quantomeno nella concezione di questi interventi. Vedi le superciclabili, l'idea di fare una superciclabile è nata col piano strategico. Le altre progettazioni che sono in corso sono nate parallelamente agli strumenti di pianificazione, proprio perché c'è stato questo grosso interscambio con i territori e anche con la Regione Toscana, insomma, altro partner importantissimo per la parte finanziaria, ma anche per la visione di area vasta. Abbiamo più o meno in corso progettazioni per 80 milioni di euro, quindi una cifra piuttosto importante, e di cui il 50% è in corso di esecuzione. Quindi direi che il risultato è piuttosto evidente e questo ci rende, diciamo, è un feedback che ci fa capire che costruire insieme agli altri attori territoriali le azioni da far calare sul territorio è importantissimo. Quindi il compito della città metropolitana, ma comunque di tutti quegli enti di area vasta, è quello veramente di tenere insieme le politiche in modo da poter, insomma, traguardare dei risultati che sono sicuramente sono condivisi da tutti e vanno nella stessa direzione. E quindi noi pensiamo di continuare su questa falsa riga per cercare di arrivare quantomeno a completare questa parte di investimenti importantissimi sulle ciclabili. Siamo alla progettazione, alcune sono in esecuzione, altre hanno tutte la progettazione di fattibilità, altre ancora stanno facendo la progettazione esecutiva. Quindi probabilmente riusciremo anche a intercettare qualche finanziamento dei nuovi fondi europei e nazionali. E, ho finito, credo.